grazie all'undervolting, si barattano il 10% delle performance grezze totali per un 40% in meno di temperatura sul processore. Capita anche a voi di sentirvi osservati qualche volta. Sapete, dato che passiamo più del 90% del nostro tempo connessi ad internet, è molto semplice per qualcuno utilizzare il nostro IP per backtracciarci e magari risalire a noi per boh, osservarci o forse per rubare qualche dato sensibile. Ed ecco perché voi dovreste utilizzare Surfshark, il VPN sicuro, il VPN semplice, il VPN economico che vi terrà protetti quando navigate su internet. Oltretutto, oltre a proteggervi da persone che sono magari malintenzionate, Surfshark vi permette, grazie alla sua rete privata virtuale, di usufruire di contenuti che in Italia, per leggi di copyright magari, non sono disponibili. Mi raccomando, in descrizione c'è un link che dovrete cliccare e potrete avere l'83% di sconto su un abbonamento e 3 mesi gratis di abbonamento appunto a Surfshark. Ragazzi, non so cosa dire, Surfshark lo conosciamo tutti per un buon motivo: semplice, veloce, sicuro. Per cui andate in descrizione e cominciate a navigare sicuri grazie a Surfshark. Ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G ed oggi parliamo di un argomento che è molto discusso ed è estremamente utile per il vostro processore e per la vostra scheda grafica se avete uno di questi due componenti di ultima generazione. Parliamo di undervolting. Già dal nome si capisce che undervoltare qualcosa significa abbassare la tensione, abbassare i volt, abbassare il voltaggio di quel determinato componente. Per farvi capire quanto questa cosa sia importante e sia impattante sulle prestazioni del vostro sistema, io mi sono scritto delle cose a penna, a matita a dire il vero, ma erano anni che non scrivevo qualcosa a matita su un foglio di carta a mano, e ho anche degli screenshot per voi che vi fanno vedere in effetti quale sia l'impatto di questa procedura. Ma di cosa si tratta con precisione? Vi porto l'esempio pratico più preciso che possa farvi. Il mio Ryzen 9 5900X, sul quale ho fatto undervolting, se lasciato tutto in automatico, ha delle variazioni di tensione che vanno da, non lo so, 1,2 volt a 1,45 e nei casi più estremi 1,50 volt. Questo che cosa comporta? Comporta uno, calore enorme erogato dalla CPU, e due, consumi elettrici in termini di watt di potenza decisamente alti a pieno carico, ma anche volendo in idle. Quindi l'undervolting serve per abbassare le temperature del componente che andate ad undervoltare e abbassare il consumo energetico e la potenza che il componente andrà a richiedere al vostro alimentatore. Quindi, dato che sta arrivando l'estate, è buono sapere che io, grazie a sta procedura, praticamente riesco a perdere 30 gradi. Quindi, solo se vi dico 30 gradi, voi riuscite praticamente a capire quanto sia potente quest'arma. L'undervolting che ho fatto alla mia CPU non è stato fatto utilizzando poi Precision Boost Overdrive di AMD, che è comunque un ottimo metodo per tirare fuori ottime prestazioni dal vostro sistema. Questo perché io personalmente non lo uso, credo che la mia CPU e la mia build in generale riescano già a dare ottime performance, per cui se volevate un tutorial su come utilizzare Precision Boost Overdrive, mi dispiace. Addirittura io ho fatto un altro video qualche tempo fa riguardo l'overclocking, in cui dico che l'overclock è qualcosa di estremamente stupido in questi giorni, in cui bisogna tenere freschi i componenti per far sì che loro diano il meglio in determinate casistiche. Ve lo lascio qui da qualche parte, così se volete potete andarlo a vedere. Come ho fatto undervolting? Fondamentalmente questa procedura si può fare in due modi. Uno, da BIOS, in cui andate appunto nel BIOS e mettete della tensione manuale sul processore, o comunque da alcuni software, da alcune utility che escono con i driver della scheda madre. Sono comunque dei software che potete tranquillamente scaricare dal sito del produttore della vostra scheda madre. Io, avendo una scheda madre MSI, una X570 MagAce, un'ottima scheda madre per fare overclock non a livello estremo, ma a livello diciamo consumer, ho utilizzato Dragon Center. In Dragon Center, nella sezione User Scenario, c'è il sottomenu.
Sì, si chiama custom, cioè il sottomenu custom, nel quale voi potete andare a cambiare via software il comportamento di alcuni componenti, quindi la RAM, la velocità delle ventole e soprattutto la tensione della GPU e il Game Boost, che è un algoritmo di boost che permette appunto al vostro processore di dare più performance in game. Di default il voltaggio della scheda madre sul processore è di 1.45 ed è variabile, quello è il massimo più o meno. Vi dico solo che lasciando tutto il settaggio in automatico, la mia CPU su un test di oltre 10 minuti su Cinebench R23 arriva a toccare gli 85 gradi. 85 gradi è nella temperatura d'esercizio normale della CPU con una frequenza di 4.2 GHz. Contando che si tratti di un Ryzen 9 5900X, in grado di poter bussare a 4.8 GHz nelle giuste condizioni, quindi più che altro quando serve potenza single core, diciamo in game. Ad ogni modo, che cosa ho fatto? Sono entrato nel programma e ho abbassato manualmente i volt a 1.35. Vi dico soltanto che le temperature già in idle erano totalmente diverse. Siamo partiti da un idle di 60 gradi e siamo arrivati a 56.5 gradi in idle. Benissimo, non sembra un improvement così grande, vero? Non lo è finché poi non andiamo a vedere le temperature sotto sforzo, perché voi ovviamente se impostate 1.35 volt di picco non è che il vostro processore utilizzerà sempre 1.35 per alcuni task. Infatti sotto Cinebench il processore è arrivato a toccare 1.26 volt, attenzione, con 76 gradi di picco e una frequenza che varia dai 4.3 GHz ai 4.4 sui vari core. Stiamo parlando praticamente di un improvement di 9 gradi. Perdita di punteggio, di questo qua ne andiamo a parlare dopo. Vi dico soltanto che poi, da quel punto, ho voluto testare quanto il mio processore potesse reggere sotto undervolt. Io so per fortuna che il mio 5900X è un gold sample. Ho fatto molte volte un'analisi con CTR e soprattutto con Project Hydra. Project Hydra addirittura suggeriva che il processore fosse undervoltato a 0.9 volt, quindi significa che è davvero un ottimo campione, mantenendo le frequenze ovviamente stock. Se poi volete fare overclock aumentando le frequenze, quello è un altro discorso. Ad ogni modo, ho provato poi piano piano a scendere di tensione, passando per l'1.3 volt in idle 55 gradi sotto carico 73 con una frequenza di 4.4 e 4.45 GHz più o meno su tutti i core. Sono passato a 1.25, questo è secondo me il settaggio per adesso migliore. In idle abbiamo 52 gradi e 69 gradi sotto carico con una frequenza su tutti i core di 4.5 GHz, 1.2 volt, questo è interessante, 49 gradi in idle e 63 gradi sotto sforzo con una frequenza su tutti i core sempre di 4.5 GHz, e adesso cominciamo veramente ad avere delle ottime performance termiche con 1.15 volt, 47 gradi in idle, 58.5 gradi sotto Cinebench con una frequenza che arriva in multicore a 4.575 GHz e adesso ho provato ad 1 volt. 1 volt sulla CPU in idle 40 gradi ed è una temperatura perfetta secondo me per un processore a 12 core e sotto sforzo, udite, udite, 52 gradi con tutti i core, tutti e 12 core a 4.6 GHz. È qualcosa di spettacolare, anche perché scendendo sotto l'1.2 volt si riescono a raggiungere delle frequenze in single core che sono ben oltre le frequenze che AMD dice essere di boost per il processore, perché di solito un 5900X riesce a boostare a 4.8 GHz. Il mio processore con 1.15 e 1 volt riesce a bustare tranquillamente a 4.9 GHz sui core più forti. Sì, sono molto fortunato ad avere un gold sample. Ma questo è un test sintetico. Io vi ho fatto vedere Cinebench, quindi mi sono detto, va bene, è un test, proviamone un altro. Proviamo un pochettino 3D Mark, specialmente nella sezione del benchmark del processore. Quindi mi sono messo e ho fatto un pochettino di test a 1.35, 1.25 e 1 volt.
I risultati, ovviamente, sono come mi aspettavo. 1.35 volt, abbiamo il punteggio più alto, ma delle temperature che superano gli 80 gradi. A 1.25 volt, un punteggio un po' più basso, con delle temperature che già cominciano a scendere, e a 1 volt abbiamo un punteggio ancora più basso, con delle temperature che praticamente sono glaciali. Stiamo parlando di ottime temperature. Attenzione, la tensione sul processore è equivale letteralmente all'avere energia, ok? Succede soltanto che avendo tensione in più che il processore non va ad utilizzare normalmente, perché evidentemente o è in idle sul desktop o state giocando a un videogioco, tutta quell'energia si trasforma in calore di cui il vostro processore non necessita e di cui specialmente voi non necessitate, perché attenzione, tutto il calore emesso dal processore viene poi dissipato nell'aria intorno a voi. In estate, voglio dire, non è proprio bello stare con un processore a 60 gradi di fianco e una stanza che magari non è arieggiata per bene, per cui ho tentato di porre rimedio a questa cosa. Ho lanciato poi un benchmark di un videogioco, Shadow of the Tomb Raider, perché tutt'oggi ha un benchmark molto dettagliato. Io sono rimasto decisamente sorpreso, perché a 1.35 volt abbiamo una media di 83 frame al secondo con un punteggio che vedete in sovraimpressione, a 1.25 volt 84 frame di media, quindi abbiamo raggiunto un frame di media in più, e a 1 volt abbiamo sempre 84 frame di media, ma abbiamo un punteggio superiore rispetto a tutte le altre RAM. Questo perché, come ho detto prima, abbassando la temperatura del processore in tutti i core tramite l'undervolting, la frequenza in single core sui core che dovrebbero boostare in alcune istanze aumenta. E quindi, specialmente nei videogiochi, potreste avere dei frame al secondo in più. Attenzione però, dovete pensare una cosa. Se voi giocate a una risoluzione relativamente bassa con una scheda grafica di fascia molto alta, ad esempio una 3080 in 1080p, consiglio di fare l'undervolting? Sì e no. Vi spiego, io gioco a risoluzione alta, quindi è normale che il processore non sia direttamente stressato dal videogioco. Per farvi capire, io gioco in 3440x1440 con un RTX 3080 dissipato al liquido, quindi la scheda riesce tranquillamente a boostare e dare il suo massimo potenziale. Il processore, che rimane un po' più fresco, permette comunque di boostare sui core di, diciamo, più forti e quindi di avere qualche frame al secondo in più. Per farvi capire, a 1.25 volt su Rocket League in 1080p tutto al minimo faccio 1200 frame al secondo. Sì, non mi aspettavo che Rocket League potesse arrivare oltre i 1000 frame al secondo. Però, con un volt, non arrivo a 1150-1200 frame al secondo, arrivo a circa 950 frame al secondo. Questo perché esiste una legge chiamata diminishing return. In altre parole, è vero, 1.45 volt sul processore sono troppi, ma magari un volt è poco affinché la CPU possa esprimere pienamente tutta la sua potenza in ogni istanza. Per farvi capire, il punteggio che è calato più a picco nei miei test è stato il punteggio multicore. Ma attenzione, questi sono dei benchmark fatti apposta per andare a misurare ogni piccola variazione di settaggio nel vostro processore. Un videogioco è diverso, perché un videogioco è un misto di utilizzo CPU e utilizzo GPU. Ovviamente sta poi al motore grafico e alla bontà dei vostri componenti il dare determinate performance. Ma come sappiamo, esistono dei videogiochi che sono più CPU bound e giochi che sono più GPU bound. In via definitiva, l'undervolt è qualcosa che dovreste fare decisamente. L'undervolt, specialmente sui Ryzen 5000 e sugli Intel di 12ª generazione, è qualcosa che vi permette, uno, di avere temperature più fresche, due, di allungare letteralmente, e non sto esagerando, la vita dei vostri componenti, perché sappiamo che più calore equivale a un rovinarsi più velocemente del materiale di cui sono fatti, i sogni, di cui sono fatti i processori o comunque le schede grafiche, per cui io ci vedo semplicemente dei vantaggi, a patto che poi non si scenda troppo con l'energia che date ai vostri componenti. Basta trovare, come sempre, il giusto equilibrio. Io per adesso ho il processore a 1.2 volt e vi posso dire, raga, che credo di aver trovato l'equilibrio perfetto, anche se
potrei magari con i giochi che non necessitano una marea di frame al secondo tenerlo anche a 1 volt, perché avere il processore che più o meno in idle sta sui 39-40 gradi è qualcosa di veramente bello. Ovviamente ne risente anche la rumorosità del sistema in un modo molto 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 positivo. Per cui mi raccomando, campanella, iscrizione, mi piace, perché la settimana prossima proveremo queste ventole sul sistema e vedremo se le Lightwings di Be Quiet sono veramente così silenziose, anche spinte al massimo degli RPM rispetto alle ventole che escono di default dai dissipatori AlphaCool. Mi sono attrezzato anche col fonometro, quindi ne vedremo delle belle. Grazie mille per aver seguito il video, ragazzi, e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G.